Presentazione ufficiale del libro Il cadavere del Canal Grande. Enrico Vanzina oggi a Pescara, ospite dei Lions di Pescara. Ecco, di cosa parla il libro? Questo è un giallo, ed è un giallo storico ambientato nel Settecento, dove ho cercato di fare una cosa molto semplice, con una ricerca molto seria storica, ho cercato di far rivivere quel momento straordinario del mondo italiano, ma non solo italiano, metà del Settecento, dove tra Casanova, Tiepolo, il libero pensiero, le passioni, ho ambientato una trama gialla che ci riporta alle vecchie letture tipo I Tre Moschettieri, alle relazioni pericolose, alle memorie di Casanova, che è anche uno dei protagonisti del libro. Perché è un libro, spero, molto divertente, che ci fa riassaporare il gusto del racconto, che si sta perdendo. Si fanno dei libri senza racconti, invece questo è proprio un giallo che ti tiene attarantiato alla pagina, spero, fino alla fine. Insomma, un libro per tutti. È un libro per tutti, ma ormai pochi leggono, questo è il problema. Noi speriamo, noi che raccontiamo delle storie, che sia sempre per tutti. Bisognerebbe ritornare al gusto della lettura, perché se uno non legge non vive bene. Qual è il rapporto di Enrico Vanzina con Pescara e l'Abruzzo? Sono molto molto legato a Pescara. Uno, perché sono uno dei pochi vivi che si ricorda bene, perché l'ha conosciuto Ennio Flaiano, per cui ho avuto un primo impatto con l'Abruzzo di Flaiano a casa quando ero piccolo. Poi perché la vita mi ha portato molto spesso qui e adoro Pescara, proprio adoro Pescara. E tanti anni fa il sindaco Alessandrini mi ha dato il Delfino d'Oro, per cui è stato un grandissimo onore per me. Vengo spessissimo in questa regione, che è una delle regioni più belle, adesso a parte Pescara, ma insomma Abruzzo è uno dei posti più belli del mondo, dove, cosa rarissima, si può fare il bagno e vedere la neve della Maiella, e ovunque vai c'è una diversità sia di paesaggi, di mentalità, di tenacia. È proprio una grande terra che merita di essere amata, e io l'amo. Maestro, dopo il Covid che momento vive il cinema italiano? Il cinema italiano vive un momento terribile, perché praticamente si è rifugiato quasi soltanto sulle piattaforme ed escono pochissimi film in sala. C'è stato un crollo verticale della presenza nelle sale, e invece dobbiamo cercare di immaginare il cinema in futuro come qualcosa che riprenda quello che è la sua origine vera, un rito collettivo. Il cinema non in sala non è la stessa cosa.